Ladies and gentlemen, sta per iniziare e va ora in onda la prima puntata della nuova stagione, la seconda del 2013 di The Rock Band History, la rubrica musicale che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, a cura di e con Gianluca su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.net. 47esima puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 14 gennaio 2013 alla domenica 20 gennaio 2013 ogni giorno, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata a mezzanotte, per poi ritornare alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata alle ore 18, alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time, e riascoltabili in ogni momento nel nostro blog in www.sciencewebnetwork.net. Bene, 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 ci risiamo! Ciao a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e naturalmente in senso lato anche carissime amiche web radio ascoltatrici, come mi piaceva tanto dire nelle primissime puntate di The Rock Band History, già dall'anno scorso, dall'inizio dell'anno scorso, e quindi siamo giunti a questa seconda stagione, questa seconda edizione, secondo anno, ancora insieme, questo 2013 che tra l'altro si prospetta bello intenso e zeppo di cose qui su Science Web Network, e vi diremo man mano, mi raccomando seguiteci, e ringrazio tutti coloro che appunto ci seguono e mi seguono personalmente con questa rubrica The Rock Band History, che qualche volta insomma chiedo venia, non è andata in onda nelle scorse settimane o qualche settimana capita di saltare, per motivi personali può capitare anche questo, ma so che voi mi capite, mi perdonerete, non è grave, e quindi riprendiamo appunto quest'altra settimana ancora insieme parlando della storia degli Who, The Who, questa storica band degli anni 60, sempre nella Londra di quell'epoca, British band anche questa. E prima però di riprendere con gli Who, vi ricordo alcune cosette, le solite, vado via veloce. Allora, innanzitutto che Science Web Network ha cambiato indirizzo ed indirizzamento, quindi non ci trovate più su sciencewebradio.net, bensì in www.sciencewebnetwork.net. Sì, cari amici, sciencewebnetwork.net, con un nuovissimo blog, un restyling davvero eccezionale, fatto dal grandioso, mitico, strepitoso Science, a cui va un mio personale ringraziamento, saluto e soprattutto i vivissimi complimenti per questo grandioso lavoro che ha fatto, facendo un blog che è la fine del mondo, almeno per me, cari amici. Quindi ve lo consiglio, andate lì e scriveteci, postate tutto quello che vedete, naturalmente tutto quanto sempre in fase di miglioramento e ristrutturazione, quindi dateci consigli, non abbiate paura a scriverci qualsiasi cosa voi vogliate, e naturalmente abbiate la pazienza che miglioreremo anche questo nuovo blog davvero strepitoso. Bravo Science, il grande Rosario. E poi vi ricordo che anche la nostra pagina in Facebook ha cambiato nome, quindi non è più Science Web Radio, ma è Science Web Network, perché Science Web Network è Science Web Radio e Science Web TV. Quindi in Facebook, cari amici web radio ascoltatori, ci trovate con il nome Science Web Network. Naturalmente siamo anche un sito blog di intrattenimento vario, fra le varie cose che facciamo e faremo anche quest'anno, quindi non solo musica, intrattenimento, anche con la nostra trasmissione in diretta live web dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 di sera ore italiane, con Gianluca appunto sottoscritto, il preziosissimo Luca ed il grande Saius che ha la conduzione di questa rubrica, trasmissione, comunque appuntamento consueto del lunedì sera in diretta, abbiamo vari ospiti e artisti vari, e quindi anche voi potrete venire ospiti in Science Web Network o utilizzare gli spazi che Science dà davvero a disposizione a tutti, anche come speaker nella ricerca che stiamo facendo, e non solo come conduttori, e soprattutto come ospiti o come, diciamo così, radio web network che può divulgare e promuovere le
le vostre attività, iniziative ed eventi. E se fate anche voi parte di un gruppo, contattate direttamente me o Luca per venire ospiti in trasmissione, o se volete che Gianluca, cioè sottoscritto, parli della vostra rock band, come faccio con The Rock Band History, anche per altre band, non c'è nessun problema. Richiedeteci davvero tutto, siamo aperti a tutto e a tutti. E quindi ci trovate anche nelle nostre caselle di posta elettronica. E indirizzi sono via email info@saius.com per scrivere a Saius e alla Saius Home Radio e Web TV in generale, e poi Gianluca@saius.com chi volesse scrivere a me direttamente, ed infine importantissimo e soprattutto Luca@saius.com per contattarci in generale. Scrivete sempre a Luca. E poi vi ricordo Twitter, sempre con Twitter ci potrete seguire, naturalmente con il nome @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine YouTube, il nostro canale su YouTube, in cui troverete le cose che il grande Saius carica per voi, riguardante tutte le nostre, naturalmente, rubriche, trasmissioni o quant'altro, vada in onda su Saius Web Network. Bene, cari amici, siamo pronti per ripartire con la storia di Who, da dove eravamo rimasti l'altra volta, e appunto siamo arrivati al 1966, nonché 67, con quello che naturalmente si definì una mini opera rock chiamata Real, e il miglior singolo del gruppo, naturalmente il miglior singolo statunitense, I Can See Four Miles. E gli Who erano anche noti al tempo per la loro attitudine nel distruggere gli strumenti durante le esibizioni, e famosa fu quella del Monterey Pop Festival del 1967, fatto che poi si ripeterà anche nel programma Smothers Brothers Comedy Hour, con dei risultati letteralmente esplosivi, dato che la batteria di Keith Moon esplose veramente sul palco, causando poi anche una temporanea perdita dell'udito da parte di Pete Townshend. Il successo e le situazioni precedentemente appunto descritte risulteranno anche nella prima intervista di Townshend alla rivista statunitense Rolling Stone. Townshend rivelò in questa intervista che il gruppo stava lavorando per la realizzazione di un'opera rock completa. E lui diceva che sapeva che non ci credeva e non ci sarebbe creduto nessuno, ma stava davvero pensando di scrivere un'opera rock che abbia per protagonista un giocatore di flipper sordo, muto e cieco. E non scherzava, anche se naturalmente per l'epoca era solo un'idea che aveva in testa e non era nulla di definito. E questa naturalmente idea si concretizzò poi nell'album Tommy del 1969, la prima e vera opera rock di successo mai registrata. Durante questo periodo poi, tra l'altro, gli insegnamenti spirituali di Meher Baba, a cui poi sarà anche intitolata e dedicata la canzone Baba O'Reilly, strepitosa canzone, iniziarono ad influenzare i testi di Townshend, ed infatti nell'album Tommy egli viene accreditato come avatar. Oltre al successo commerciale, Tommy ricevette dei riscontri molto positivi anche dalla critica. Life Magazine dichiarava che per la chiara potenza, l'invenzione e la brillantezza della performance, Tommy surclassava qualsiasi cosa sia mai uscita da uno studio di registrazione. Melody Maker, altro accreditato appunto, dichiarava invece che sicuramente The Who sono adesso il gruppo di riferimento secondo il quale giudicare tutti gli altri. Gli Who eseguiranno buona parte di Tommy al Festival di Woodstock del 1969, e questa performance ed il seguente film naturalmente lanceranno gli Who come superstar anche negli Stati Uniti d'America. Peraltro la loro performance fu interrotta da Abbie Hoffman, un attivista e politico statunitense, esponente della sinistra radicale degli Stati Uniti, New Left, cofondatore dello Youth International Party Hippies, naturalmente, per fare un discorso di protesta contro l'imprigionamento di John Sinclair del partito delle Pantere Bianche, White Panther Party. Il chitarrista degli Who, Pete Townshend, non prese bene questa interruzione dell'esibizione del suo gruppo. Ebbe un breve e anche duro scambio di parole con Hoffman e infine lo colpì con la sua chitarra. E Pete Townshend affermò successivamente di essere d'accordo con Hoffman riguardo all'imprigionamento di John Sinclair. Bene, passiamo così agli anni 70. Nel 1970 gli Who pubblicarono Live at Leeds,
che viene spesso indicato come il best live rock album di sempre. Sempre nello stesso anno, quindi nel 1970, iniziarono a lavorare per la realizzazione di un nuovo disco in studio, che non verrà però portato a termine. Le motivazioni per quanto riguarda questa interruzione sono da ricondurre principalmente al fatto che Townshend, dopo aver scritto il pezzo Pure and Easy, veramente bello, indicato come il perno intorno a cui sarebbe dovuto poi naturalmente gravitare l'ambizioso concept album, questo progetto Life, distrasse se stesso e gli altri componenti del gruppo dal lavoro stesso per cui l'album in studio stava maturando, e quindi si interruppe così. E Lifehouse non fu mai completato nella forma in cui fu progettato, fu invece adattato per una trasmissione via radio, cosa che avvenne poi alla BBC nel 2000, pensate un po', quindi 30 anni dopo, e molto del materiale fu successivamente pubblicato da Townshend in un album composto da 6 CD e fruibile direttamente attraverso il sito ufficiale dello stesso Townshend. E nel marzo del 1971 il gruppo pubblicò, all'inizio diciamo così, fece delle registrazioni del materiale disponibile di Lifehouse con Keith Lambert a New York, registrazioni che poi vennero successivamente continuate con Glyn Johns ad aprile, e il materiale selezionato andrà poi a formare l'album Who's Next, che appunto stavo dicendo, album di maggiore successo sia per la critica che per il pubblico, ma che di fatto farà terminare il progetto di Lifehouse così com'è. E altre tracce di Lifehouse si troveranno come singoli non compresi in album e in altri lavori durante i seguenti anni, come in Odds and Sods, e anche il disco solista di Townshend Who Came First troverà questi pezzi di Lifehouse. Quindi andrò a dirvi anche che Who's Next diventerà uno dei primi album rock di successo a presentare l'utilizzo massiccio dei sintetizzatori. Il lavoro raggiunse la posizione numero 4 delle classifiche top e pop statunitensi e la prima posizione in quelle inglesi, e il singolo Won't Get Fooled Again diventerà il primo singolo di successo contenente il suono dei sintetizzatori. Vi ricordo che Won't Get Fooled Again è anche la colonna sonora di un noto telefilm naturalmente di successo, CSI, Scena del Crimine. Naturalmente Who Are You era quella la classica, invece New York mi pare fosse quella di Wonderful Again. Bene cari amici, anche per questa prima puntata del 2013 è davvero tutto, e la 47esima diciamo così lineare dall'inizio di questa avventura con The Rock Band History, vi ringrazio per essere stati all'ascolto del vostro caro Gianluca, che si congeda da voi, vi dà appuntamento alla prossima puntata, si spera appunto la settimana prossima. E vi ricordo sempre www.sciencewebnetwork.net. ciao a tutti e grazie. I brani che avete sentito in questa puntata sono dei francesi Revenge, tratti dall'album Unbankable.